Buongiorno a tutti, mi presento, il mio nome è Laura Falivene, lavoro come RTDB nel Dipartimento di Chimica e Biologia dell'Università degli Studi di Salerno. Occupo questa posizione fin da gennaio del 2020, quando sono rientrata in Italia come vincitrice del progetto Recalevi Montalcini per il rientro dall'estero, perché avevo trascorso 7 anni della mia carriera come ricercatrice all'Università del Caust in Arabia Saudita. Io lavoro nel campo della chimica teorica e computazionale, quindi mi occupo essenzialmente di modeling di chimico e oggi il lavoro che vi voglio presentare viene fuori da una collaborazione tra una parte teorica di cui appunto mi sono occupata io e una parte sperimentale che è stata svolta nel laboratorio del professor Eugene Chen all'Università del Colorado. Il lavoro che oggi vi voglio presentare parla di polimeri. Noi tutti sappiamo come la vita di tutti i giorni sia fortemente influenzata dall'utilizzo e dalla presenza di materiali che vengono fuori da polimeri sintetici, quindi questi polimeri sono per noi indispensabili, ma sappiamo anche che la loro non riciclabilità rappresenta un problema, sia perché il loro smaltimento quindi grava sull'inquinamento del pianeta, e sia perché la loro riciclabilità significa non poter riutilizzare, non poter recuperare le materie di partenza. Questo è il motivo per cui oggi è ancora una sfida aperta, sia a livello universitario che industriale, quella di poter ottenere un polimero con delle buone proprietà, ma anche con una buona riciclabilità, al fine di poter raggiungere un'economia sostenibile e circolare. Questo obiettivo è stato raggiunto in questo lavoro che vi presento attraverso il disegno e la messa a punto di un monomero che abbiamo chiamato ibrido, in cui sono unificate tutte le proprietà che vorremmo per un materiale ideale, quindi un monomero che è facilmente polimerizzabile, un monomero che porta un polimero con delle buone performance, con una buona riciclabilità. Queste proprietà in genere sono tra di loro in conflitto, quindi è difficile trovarle all'interno di uno stesso monomero. Ecco perché abbiamo introdotto questo concetto di monomero ibrido. Siamo partiti dall'unione di questo monomero in verde, il cui polimero ha una riciclabilità del 100%, e da questo monomero in blu, che è facilmente polimerizzabile e che il cui polimero ha delle buone performance. Invece di applicare il solito approccio della copolimerizzazione dei due monomeri, abbiamo sintetizzato un nuovo monomero, che è appunto un ibrido di questi due monomeri blu e verde, e è un monomero, un nuovo lattone biciclico con un ciclo a 7 e un ciclo a 5 termini, che è stato poi polimerizzato con catalizzatori di nitrio. Il materiale che è venuto fuori è un materiale 100% riciclabile, con delle caratteristiche termiche e meccaniche superiori a quelle dei polimeri di entrambi, abbiamo polimeri di entrambi i monomeri da cui siamo partiti, e il monomero anche un'elevata polimerizzabilità. Come ho detto, questo goal è stato raggiunto da un'intensa collaborazione tra una parte sperimentale e una parte teorica, e ovviamente io come chimico computazionale mi sono occupata della parte di modeling, che ha permesso di offrire delle delucidazioni, una comprensione dettagliata a livello molecolare del meccanismo di polimerizzazione di questo nuovo monomero, il che mi ha permesso di identificare e di capire quali sono le specie chiave che sono presenti in soluzione durante la reazione, e questo ci ha permesso anche di identificare il meccanismo di formazione di stereoerrori durante la polimerizzazione. Abbiamo così potuto mettere a punto una ricetta ottimale per il meccanismo di polimerizzazione e aumentare la stereoselettività del polimero corrispondente, che significa migliorare di gran lunga le proprietà del materiale corrispondente. Il raggiungimento di questo obiettivo e svolgere questo lavoro è stato per me molto gratificante, sia perché l'articolo è stato pubblicato su un giornale di fama internazionale, ma soprattutto perché dimostra come una collaborazione tra la chimica teorica e tra la chimica sperimentale possa portare degli importanti benefici per affrontare le sfide del domani, in quanto la chimica teorica ci permette di avere una comprensione dettagliata a livello molecolare di quello che poi andiamo a mettere in atto durante i nostri esperimenti.